Buonasera a tutti. Questo video è per i cristiani e per i musulmani che non sanno, perché molti si ritengono musulmani credenti, ma in realtà non lo sono. Perché? Perché non considerano che in realtà non è Muhammad, Maometto, il più grande dei profeti di Dio, ma è Gesù. E il Corano stesso lo dice. Anche i cristiani non sanno che il Corano dice le stesse cose della Bibbia, ovvero il più grande dei profeti di Dio e primo angelo in cielo è proprio Gesù Cristo, Gesù di Nazareth. Infatti, se noi andiamo a guardare l'annuncio degli angeli a Maria, vediamo che era vergine, tra l'altro dice la Sura 3,42: in verità, o Maria, Dio ti ha eletta, ti ha purificata ed eletta tra tutte le donne del mondo, ed è la stessa cosa che ritroviamo nel Vangelo di Luca. Poi nell'annuncio agli angeli viene detto: «Oh Maria, Dio ti annuncia la lieta novella di una parola da Lui proveniente. Il suo nome è il Messia, Gesù, figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro, uno dei più vicini». Uno dei più vicini a Dio, sottointeso. Quindi l'Islam ammette, il Corano quindi, ammette la nascita virginale e l'unicità di Gesù tra tutti i profeti, ovvero Gesù viene definito anche spirito da Dio nella Sura 4, versetto 171, che significa angelo di Dio come l'arcangelo Gabriele. Quindi in poche parole, nessun cristiano e nessun musulmano ha mai riflettuto su questo. Per capirlo basta guardare l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria nella Sura 19, versetti 17-21. Qua leggiamo: Maria tese una cortina tra sé e gli altri, le inviammo il nostro spirito che assunse le sembianze di un uomo perfetto e dell'angelo Gabriele. Disse Maria: mi rifugio contro di te presso il compassionevole, se sei di lui timorato. Rispose: non sono altro che un messaggero del tuo Signore per annunciarti un figlio puro. Che significa un figlio puro? Significa giusto e santo agli occhi di Dio, e sta parlando proprio di Gesù Cristo. Quindi questo racconto dell'Annunciazione ricorda molto da vicino il racconto evangelico di Luca. E poi dice: come potrei avere un figlio che nessun uomo mi ha toccata? Questo, la stessa frase molto simile, la ritroviamo anche nel Vangelo di Luca. Rispose Gabriele: così il tuo Signore ha detto, ciò è facile per me. Faremo di lui, quindi di Gesù Cristo, il più grande dei profeti di Dio, un segno per le genti e una misericordia da parte nostra, è cosa stabilita. Quindi Gesù viene definito segno della misericordia di Dio per la gente. E il Corano poi nella Sura 19,34 lo definisce anche parola di verità. Inoltre nella Sura 4, versetto 158, quindi Gesù è puro, è nato senza peccato, a differenza degli altri profeti. Gli altri profeti sono puri e giusti, ma Gesù è stato concepito, secondo il Corano, dal soffio dello Spirito, quindi è puro, è un angelo puro, è viene annoverato tre grandi angeli del trono, anzi è il primo angelo del trono, che sono vicini a Dio. Se noi andiamo a prendere la Sura 4, versetto 158, che cosa dice? Quindi per completare proprio il racconto della Sura coranica Mariam, dice che Dio lo ha elevato a sé, quindi Gesù è stato elevato da Dio in cielo, vivo, quindi è vivo, ed è stato elevato in cielo, ed è in cielo da 2000 anni, quindi non è un uomo come gli altri. Infatti nella Sura 4, versetto 172, dice: il Messia e gli angeli più ravvicinati. Il Messia viene posto tra a capo degli angeli del trono, quindi è il principe degli angeli, potremmo definire. Quale profeta gode di un simile privilegio? Il più grande dei profeti di Dio è primo angelo in cielo. Alcuni esegeti dicono pari a Gabriele. Quando tornerà? Tornerà come uomo, profeta, principe degli angeli anche, perché sarà sempre angelo ed uomo. E il Corano nella Sura 43, quindi a Zucruf, versetto 61, riferendosi alla fine dei giorni, e poi c'è una vasta letteratura nella Sunna che ne parla, il Corano lo riassume in un versetto. Nella Sura 43, che è una Sura meccana, dice: egli è un annuncio o una conoscenza dell'ore, la traduzione esatta, e si riferisce a Gesù Cristo. Non dubitate né seguitemi, questa è la retta via.
Non ve ne distolga Satana, egli è vostro dichiarato nemico. Quindi Gesù tornerà prima della fine dei giorni. Nella scatologia islamica si dice scenderà sulla cupola degli Umayyadi a Damasco tra le ali dei due angeli. Infatti nel Vangelo è scritto che apparirà ad Oriente. Come si vede, è tutto uguale, cioè non cambia nulla. Quella grossa sciocchezza che Gesù è Dio, è generato da Dio, è soltanto una dottrina pagana, perché il Corano in realtà porta alla vera scoperta di Gesù Cristo, uno dei più eminenti in questo mondo e nell'altro, uno dei più vicini a Dio. Quindi questo è il vero Corano. Tutto il resto, tutto quello che viene detto, talebani, ISIS, Iran, hijab e cose, tutto quello è miscredenza. Noi dobbiamo credere in Dio, che nel Corano ha chiamato Allah, e nel suo più grande profeta, che è Gesù Cristo. Con questo è tutto, vi saluto.